Sì, grazie. Signor Tranchina, buongiorno. Buongiorno. Vorrei che rappresentasse alla Corte, ovviamente sinteticamente, come viene in contatto con Cosa Nostra e quando. Sì, io venni in contatto appunto con questa organizzazione nel mese di... grosso modo siamo nel 1991, e stavo finendo di svolgere il servizio militare, mi ero da poco fidanzato con quella che poi sarebbe diventata mia moglie, oggi la mia ex moglie, appunto su proposta del mio ex cognato Lupo Cesare, appunto un affiliato della cosca di Brancaccio di Palermo, mi propose di dare una mano, un aiuto, se così si può dire, ad un suo amico. Quel suo amico era praticamente Giuseppe Graviano, allora capocomandamento di Brancaccio. Mi disse che aveva bisogno negli spostamenti, aveva bisogno di una persona che reperisse degli appartamenti, fargli la spesa, accompagnarlo. E quindi di fatto dopo il mio congedo, che avvenne nei primi giorni del mese di maggio del 1991, ebbi a conoscere appunto Giuseppe Graviano. Materialmente questo incontro come avvenne e chi lo presentò? Allora, l'incontro con Giuseppe Graviano è... materialmente la prima volta che lo vidi fisicamente avvenne in casa dei miei suoceri, e mi trovavo appunto lì a pranzo e lui un giorno passò con la sua fidanzata Rosalia Galdi, passarono da casa per un saluto ai miei suoceri e quindi lo vidi materialmente per la prima volta. Poi invece appunto questo accadde nell'aprile del 91. Poi appunto a maggio, i primi giorni di maggio, subito dopo il mio congedo, mi arrivò un appuntamento appunto tramite il mio ex cognato Lupo Cesare, il quale mi disse che tale giorno saremmo orientativamente tra il 3, il 4, il 5, il 6 maggio del 1991, mi dovevo fare trovare al mercato ortofrutticolo di Villa Abate. Io mi feci trovare lì, che nel primo pomeriggio saranno state circa le 2, le 2 e mezzo, le 3, orientativamente l'orario è quello. Io mi recai lì e mi fermai in macchina e lui, Giuseppe Graviano, arrivò in compagnia di Fifetto Cannella, il quale guidava la macchina, appunto Giuseppe stava seduto accanto a lui. Successivamente Giuseppe scese dalla macchina, si accomodò in macchina con me e ci recammo in località verso Baucina, che c'era una porcilaia appunto dove notai che qui Giuseppe ebbe degli appuntamenti con altre persone. Esattamente il suo ruolo qual era, signor Tanchina? Allora, quando conobbi Giuseppe Graviano è quello di autista prevalentemente. Quindi lei sostanzialmente lo accompagnava ovunque dovesse andare Graviano, ma con quale frequenza? Quotidiana, settimanale? Talvolta quotidiana, talvolta settimanale, dipendeva sempre dagli impegni che aveva lui da svolgere. E per questa sua attività le veniva retribuito? Lei che lavoro svolgeva? Assolutamente nulla, cioè era lui a pagarmi. Mi pagava lui, non svolgevo nessuna attività lavorativa, tranne che quando non avevo, nei giorni in cui non avevo impegni con lui, che magari lui era partito, era fuori Palermo, io stavo nei cantieri, cioè perché il mio ex cognato Lupo Cesare costruiva dei palazzi ai tempi, e quindi io il mio tempo libero, quando non ero impegnato con Giuseppe Graviano, lo passavo nei cantieri. E mi scusi, dico, veniva retribuito per questa sua attività di autista? Sì, sì, assolutamente sì, chiedo scusa, forse non l'ho detto. Sì, lui, Giuseppe, mi dava una cifra orientativamente che andava tra i 2 milioni, 2 milioni e mezzo, oltre i regali che mi faceva durante il mese. Come mai Graviano scelse lei per questo lavoro? Scelse me perché intanto... appunto fui presentato dal mio ex cognato Lupo Cesare, persona di fiducia dei fratelli Graviano, e poi lui era contento del fatto che io fossi una persona incensurata, non avessi mai avuto problemi con la giustizia,
Questi erano i motivi. E Graviano era solito presentarle ad altre persone del sodalizio criminoso? Allora, inizialmente quello che mi disse Giuseppe Graviano era che non lui non avrebbe cercato di non farmi conoscere nessuno. Dice: io cercherò di non farti conoscere nessuno perché non voglio che ti succeda quello che è successo ad altri affiliati, nel senso che li conoscono tutti, siccome tu devi camminare con me, mi devi accompagnare, dice, dobbiamo vedere di non farti conoscere, di farti conoscere da pochissime persone. Dice, anzi, sai che ti dico, dice, quando capiterà, di pure un nome falso quando io ti presento qualcuno, tranquillo. Però poi negli anni non fu così, dottore, perché di persone ne ho conosciute tante poi con il passare degli anni. Lei lo conosce Spatuzza? Sì, è stato anche un affiliato del clan di Brancaccio. Ci può appunto dire, può rappresentare alla corte chi era? Gaspare Spatuzza, cioè io non avevo tutti questi rapporti così frequenti, non ci vedevamo giornalmente, però ogni qualvolta accompagnavo Giuseppe ai suoi appuntamenti dove incontrava tutte, diciamo, gli altri affiliati. A questi appuntamenti Gaspare Spatuzza era quasi sempre presente, almeno lo notavo sempre. Poi è successo, diciamo, negli anni in cui io sono stato accanto a Giuseppe Graviano, di avere qualche contatto un po' più ravvicinato con Spatuzza, per esempio in occasione di un danneggiamento. Sì, prego. Devo raccontare il fatto? Sì. Sì, mi ricordo che ai tempi, cioè, verso la fine del 91, il 92, appunto dove stava realizzando questo fabbricato il mio ex cognato Lupo Cesare, di fronte c'era un signore che aveva avuto un battibecco appunto con mio cognato Cesare, aveva usato delle parole un po' a sproposito, e mi ricordo che a questo punto decisero di fare un danneggiamento a questa persona che aveva osato, diciamo tra virgolette, mancare di rispetto al mio ex cognato. Giuseppe mi mandò proprio Gaspare Spatuzza, al quale io avrei dovuto mostrare il locale dove questo signore teneva delle macchine d'epoca e tutto quanto, appunto per fare un danneggiamento. E ricordo che dopo che io lo feci vedere dove era questo posto, non passò neanche una settimana e fu fatto un attentato, mi sembra che fu messo dell'esplosivo. Perché Giuseppe mi disse, dice, fagli vedere bene questo locale, fagli vedere se ci sono delle finestre soprattutto, mostraglielo bene. E io lo mostrai a Gaspare Spatuzza questo posto. E Vittorio Tutino lei lo conosce? Sì, Vittorio Tutino lo conosco, so che mi aveva preceduto anche nel ruolo di autista con Giuseppe Graviano, prima appunto che subentrassi io. Persona che poi fu sostituita a causa del suo carattere un po' irruento. Cioè, può spiegare? E diciamo che Vittorio Tutino aveva la propensione, diciamo, un po' più a litigare in strada. E nella situazione, diciamo, di Giuseppe Graviano questo era poco convenevole. Senta, lei poc'anzi ha parlato di aver accompagnato Graviano in diversi incontri, diciamo, con altri esponenti mafiosi. In relazione a questi incontri, lei ha avuto modo, diciamo, di presenziare, di accompagnarlo anche con riferimento a incontri in provincia di Trapani o qualcuno di famiglie criminali trapanesi a Palermo? Sì, io l'ho accompagnato anche nella zona del Trapanese a Giuseppe per i suoi appuntamenti, però non ho mai presenziato gli appuntamenti che lui, io lo accompagnavo, talvolta aspettavo fuori, talvolta andavo via e tornavo allora per venirlo a riprendere, però non ho mai presenziato. Ho visto le persone che partecipavano a questi incontri perché poi me li ha presentate nel tempo.
potrebbe collocarlo temporalmente questi viaggi, diciamo, voi vi recavate nel Trapanese, dico come funzionava, potrebbe rappresentarci cortesemente i luoghi e il tempo in cui questo accadeva? Allora, nel Trapanese noi cominciamo ad andare già sin dal 1991, quindi io lo conobbi a maggio, Giuseppe Graviano, adesso se non ricordo male già subito dopo l'estate, se non in estate addirittura, già cominciai ad accompagnarlo le prime volte nel Trapanese. E dove vi recavate? Allora, siamo stati a Triscina, siamo stati a Mazara del Vallo, mi ricordo una volta a Mazara del Vallo in un'attività commerciale, credo che fosse una grande ferramenta a colori, che mi disse Giuseppe appunto che era di Vincenzo Sinacori. Poi siamo stati sempre nella zona appunto di Triscina, Tre Fontane, a Mazara in un ristorante che si chiamava Upi Scaturi, mi ricordo che c'era scritto così nell'insegna. Sì, io poc'anzi l'ho detto, ovviamente se aveva partecipato, lei ha risposto che ha semplicemente accompagnato e visto appunto le persone che partecipavano a questi incontri. Sì. Quindi mi scusi, mi può ripetere più o meno con che frequenza vi recavate nel Trapanese e quindi esattamente chi era presente per quello che le ricorda? Sì, guardi dottore, la frequenza è... cioè non vorrei azzardare dirle una volta a settimana, una volta al mese, perché sinceramente questo non me lo ricordo bene, però ci siamo andati parecchie volte. Ricordo pure una volta che passammo dalla gioielleria di un certo Francesco Geraci, appunto dove c'era Matteo Messina Denaro fuori che ci aspettò proprio davanti la gioielleria. Mi ricordo che in quell'occasione ci regalò due bracciali d'oro, uno a me e uno a Giuseppe Graviano, e poi ci spostammo di lì per l'appuntamento. Però sono stato tante volte in quella zona ad accompagnare Giuseppe. E quindi appunto vi recavate, ma per incontrare sempre le stesse persone sostanzialmente? Sì, io tutte le volte che sono stato in quella zona, le persone che abbiamo incontrato appunto sono Matteo Messina Denaro, appunto che mi fu presentato da Giuseppe Graviano, poi Franco Geraci, in un paio di occasioni vidi pure appunto Sinacori, poi c'era un ragazzo, un tale Andrea, però non ricordo il cognome, poi c'era un signore che mi ricordo che un giorno durante un appuntamento questo signore aveva una vistosa ferita in faccia perché era stato ferito, aveva una ferita d'arma da fuoco, se non ricordo male si chiamava Patti questo di cognome. E in occasione diciamo di queste trasferte nel Trapanese, sì, a lei Graviano indicò diciamo il ruolo che avevano queste persone? Lei poc'anzi ha parlato di Matteo Messina Denaro, ebbe modo di riferirle qualcosa? Ma Giuseppe mi disse, facendo riferimento a Matteo, mi dicevano, cioè queste comandano qua, dice vedi fanno la bella vita, vedi che macchine che hanno, cioè questi argomenti così. Però poi diciamo, di lì a poco per i fatti, gli avvenimenti, non c'era bisogno che me lo spiegava Giuseppe Graviano quale potesse essere il peso di queste persone, per quello che ho visto, dottore. Poc'anzi le avevo chiesto diciamo, di collocare un po' temporalmente questi incontri e queste frequentazioni, diciamo, prendendo come punto di riferimento la strage di Capaci, lei è in grado di dire se questi incontri avvennero prima o dopo? Prima. Quindi siamo? E siamo, allora, le posso già dire che verso la fine del 91 già penso che sia sicuro, perché mi ricordo che di un fatto accaduto di cui ho parlato in precedenti processi, tra la fine del 91 al massimo i primissimi del 92, quindi del mese di gennaio del 92, ci fu un incontro a Palermo dove caricarono delle armi, che queste armi erano nascoste in un terreno, e a questo incontro era presente appunto pure Matteo Messina Denaro. Ricorda più o meno dove è avvenuto questo incontro? Lei diceva a Palermo, ricorda sì, la sì, zona? Grosso modo la zona è verso il Corso dei Mille, in fondo, la Roccella, questa zona di qua.
Signor Tranchina, le chiedo di specificare, ovviamente per quello che ricorda, effettivamente chi erano i partecipanti a questo incontro? In cui vidi caricare le armi? Quest'ultimo che lei ha iniziato a rappresentare, sì. Allora, c'erano Giuseppe e suo fratello Filippo Graviano, poi c'era Fifetto Cannella, Cristoforo sarebbe, poi c'era Matteo Messina Denaro, se non ricordo male c'era pure Sinacori e forse pure Franco Geraci, poi c'era Piero Lo Bianco, poi c'era la persona che si occupava di custodire le armi, e in questo momento mi sfugge il nome, mi ricordo solo il soprannome, comunque si chiama Totò, noi lo chiamavamo su Totò, lo chiamavano Bozzo, però è un soprannome questo di qua. Può però essere Pilo? Credo che sia Pilo il cognome, sì. Che e cosa accadde in occasione, diciamo, di questo allora, incontro? In occasione di questo incontro, cioè io per la prima volta in assoluto appunto nella mia vita vidi delle armi, cioè vidi caricare delle armi a bordo della macchina di Fifetto Cannella, che tolsero i pannelli laterali e caricarono un sacco di armi, pistole, mitra, fucili a pompa. Mi ricordo benissimo che quella fu la prima volta che vidi un fucile in mano a Giuseppe Graviano. Io lo vidi maneggiare, io lo vidi scaricare con una, cioè con una facilità estrema, cioè come se avesse in mano una penna. Io rimasi un po' attonito perché non ho mai visto nulla del genere. Signor Tranchina, le chiedo, lei ricorda quale modello di vettura nel quale furono caricate le armi? Sì, era l'Audi 80 di Cristoforo Cannella, di Fifetto. Tolsero i pannelli laterali e cominciarono a caricare. I pannelli laterali le intende quelli, insomma, degli sportelli? Le portiere, no? Sì, le portiere, lato passeggero e lato conducente. Tolsero i pannelli e caricarono delle armi e poi rimisero i pannelli. Mi ricordo che c'erano anche dei giubbotti antiproiettili e tutto quanto. E io stavo un po' spostato, un po' defilato. Signor Tranchina, le posso chiedere, diciamo, lei ha parlato di una pluralità di armi, le posso chiedere appunto se ricorda effettivamente quali fossero? Lei ha detto pistole, più nel dettaglio. Allora, io quelle che ho visto. Ricorda ad esempio se c'erano armi da guerra? Allora, quello che ho visto con estrema certezza è un fucile a pompa, se non è questo sì che è un'arma da guerra, perché io ricordo benissimo che Giuseppe lo scaricò e aveva 9 colpi questo fucile. Poi ho visto delle pistole a tamburo, ho visto delle pistole automatiche, abbastanza grossa, diciamo come taglio di pistola. Io non sono un esperto d'armi perché non le conosco, cioè, se non per grandi linee. Lei parlava pure di giubbotti antiproiettile? Sì, notai questi perché avevano delle cosette bianche, cioè tipo delle pettoline bianche. Mi ricordo che in questa specifica occasione erano Piero Lo Bianco e Fifetto Cannella che ne parlavano, tant'è che questi giubbotti antiproiettili bianchi, appunto di colore, avevano la parte laterale che era estraibile, che serviva, diciamo, quella a proteggere i fianchi. Mi ricordo di un commento tra Fifetto e Piero Lo Bianco, il quale gli chiese, dice, ma che cosa sono queste cose che si tolgono? E lui gli disse, questi sono per i fianchi, per proteggere i fianchi. Signor Tranchina, mi pare di aver capito che lei sostanzialmente accompagnava in occasione di questi incontri il Graviano. Ebbe modo in questa diciamo, circostanza che lei ci sta rappresentando di sentire dei commenti o altro circa l'utilizzo che di queste armi sarebbe stato fatto? Io quello che riuscì a capitare è che quello che dovevano fare era svolgere un'azione molto pericolosa e che si trovava fuori Palermo, dovevano recarsi a Roma. Io sentii parlare di un ristorante, però non ricordo il nome, ammesso che l'hanno detto, però in questo momento non ricordo il nome. Comunque si parlava di un'azione eclatante che dovevano svolgere appunto a Roma. Quindi di un'azione eclatante e di un'azione pericolosa? Sì. Ricorda qualche frase in particolare? Ovviamente le chiedo uno sforzo di memoria di una cosa che è successa tanto tempo fa. Io non ricordo bene le parole, perché di parole ne sentii tante, però
con certezza le posso dire che parlavano, cioè l'obiettivo era il dottore Falcone. Quindi lei sentì, diciamo, che queste armi erano destinate a commettere un fatto delittuoso in danno del Falcone? In danno del dottore Falcone, sì. Perché io ricordo che successivamente, proprio, mi ricordo che ero con Graviano, stavamo guardando la televisione, si vide il dottore Falcone che aveva una scorta, adesso non ricordo di quante persone, ma erano tantissime, veramente tanti. E noi, guardandoci in faccia, io gli dissi a lui: ma come si avvicina una persona di questo? E lui mi fece cenno con la mano, come dire: aspetta e vedrai. Senta, questo commento con Graviano, sì, diciamo, guardando in televisione le immagini del dottore Falcone, rispetto a questo, diciamo, incontro concernente le armi che lei ci ha rappresentato, è in grado di collocarlo nel tempo, poco dopo, molto dopo? Ma io quello che le posso dire è, siamo a cavallo tra questo periodo, ovviamente è prima della strage di Capaci, quindi tra la fine del 1991, appunto, tra questo incontro che ci fu, ma sicuramente è stato subito dopo l'incontro questo commento che ci fu tra me e Giuseppe Graviano, diciamo dopo questo incontro in cui io vidi caricare tutte le armi, e prima della strage, ovviamente. Signor Tranchina, poi lei sa, diciamo, per averla preso direttamente o per averla preso da qualcuno, queste armi, quale fu, diciamo, la destinazione? Lei ci ha detto che sono state destinate, o meglio, si parlò di destinarle per un fatto delittuoso in danno del dottore Falcone. Lei poi sa queste armi come vennero effettivamente trasportate a Roma, se vennero trasportate a Roma? No, non lo so, le modalità, se andarono sempre con quella macchina che io vidi caricare, questo non lo so. Senta, lei poc'anzi ha parlato, ovviamente, ha collocato questo episodio, diciamo, prima della strage di Capaci. In ordine a questo fatto, lei ebbe modo, cioè mi riferisco alla strage di Capaci, lei ebbe modo di capire ulteriori commenti da parte di Graviano, da parte di Cannello, da parte di altre delle persone che lei aveva conosciuto, diciamo, in ordine alla strage di Capaci? Ma altri commenti, altre cose, non... Altri fatti che lei conosce in ordine a questo fatto, diciamo? Altri fatti che conosco in ordine a questo fatto, io per esempio mi ricordo che una decina di giorni prima che succedesse la strage di Capaci, mi ricordo che tornavamo, avevo accompagnato Giuseppe Graviano in uno dei suoi soliti appuntamenti, ci trovavamo nei pressi della rotonda di Vioreto a Palermo. E Giuseppe, arrivato da quelle parti, mi disse che di lì a poco avremmo incontrato Fifetto Cannella. Infatti non passarono che pochissimi secondi e lo incontrammo con la macchina, che lui veniva appunto dalla Vioreto, saliva dalla Vioreto, e mi disse: quando lo vedi, dice, non ti fermare, dice, procedi dietro di lui, seguiamolo. E facemmo strada, diciamo, viale Regione Siciliana, direzione autostrada, appunto l'autostrada per Capaci, per intenderci. Arrivato all'altezza del Motel Agip, ex Motel Agip, perché oggi non credo che si chiama più Motel Agip, forse Holiday Inn, non ne sono sicuro se è cambiato nuovamente, però sempre nella corsia opposta, quindi direzione Trapani, Fifetto Cannella si fermò con la macchina e noi ci fermammo dietro, io e Giuseppe Graviano, proprio dietro, quasi attaccati, giusto al massimo un paio di metri. Ricordo che Giuseppe scese dalla mia macchina, andò incontro a Fifetto, il quale era sceso dalla macchina e aveva aperto il bagagliaio posteriore della sua, che era una Polo. Alzando il bagagliaio, notai che i due Giuseppe gli chiese se era tutto a posto. Tutto a posto, Fifetto rispose sì, 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 è tutto a posto. E quello che io notai all'interno di questo bagagliaio era il sacco, quello nero della spazzatura, però abbastanza, quelli grandi, era ripiegato su se stesso, no? Vedevo solo questo di qua.
Successivamente Giuseppe si mise alla guida di questa Polo e imboccò la strada, appunto, direzione Trapani, Capaci per intenderci, e io e Fiofetto Cannella facemmo il rientro a Palermo. In quell'occasione lo accompagnai al suo negozio che aveva in via Oreto. Senta, lei questo episodio lo colloca quanto prima rispetto alla strage, diciamo, di Capaci? Ma saranno una decina di giorni prima, orientativamente, poi giorno in più, giorno in meno. Tornando un passo indietro, signor Tranchina, con riferimento a quella cosa che ci ha raccontato, diciamo, delle armi, lei ha assistito o le riferirono circa prove che furono fatte su quelle armi, ovviamente in ordine al buon funzionamento delle stesse? Vennero cioè provate? Adesso in questo momento non ricordo, però mi ricordo che Giuseppe mi disse che in passato qui le avevano provate queste armi, e se non ricordo male c'erano pure dei segnali in una parete dove si vedevano i colpi sparati, però in presenza mia tutto questo non avvenne. Cioè le riferì soltanto della prova, ma non avvenne in sua presenza? Non ricordo io assolutamente che sia avvenuto in mia presenza. Senta, per quello che lei ricorda, nel periodo corrente fra le due stragi, quindi mi riferisco ovviamente alla strage di Capaci e a quella di Vide Amelio, Graviano e Messina Denaro si incontrarono? Nel periodo a cavallo tra le due stragi? Sì. Certo che sì, si incontravano, sì. Lei ricorda uno, diciamo, uno di questi incontri? Allora, per esempio, posso parlare degli incontri che avvenivano a Palermo in via Tranchina. Lo ricordo benissimo perché appunto questa strada ha lo stesso nome del mio cognome. Siamo in una traversa di via Lamalfa a Palermo, nella zona nord di Palermo. Io in più di un'occasione accompagnai Giuseppe Graviano in questo appuntamento, al quale partecipava pure Matteo Messina Denaro a questo appuntamento. Questo nel periodo corrente fra le due stragi? Sì, sì. Lei ha una casa a Carini? Sì, i miei genitori avevano una casetta. E lei ricorda di incontri svolti, diciamo, tenutisi fra Graviano e Messina Denaro in questa casa? Allora, sì, nel villino che avevano i miei genitori qui a Carini, diversi appuntamenti ho permesso, diciamo, a Giuseppe di svolgere in questo villino, e qui ha incontrato parecchie persone, Giuseppe Graviano, sì, perché questo io lo utilizzavo nel periodo magari prima che arrivasse il mese di giugno, metà giugno, che poi i miei genitori si trasferivano là, e allora difficilmente, cioè non veniva più nessuno a fare degli appuntamenti. Però mi ricordo di una domenica trascorsa proprio insieme con Giuseppe Graviano e la sua ex fidanzata, e c'era pure Matteo Messina Denaro che è venuto a trascorrere una domenica con noi, è stato a pranzo con noi. Non mi ricordo se in quell'occasione Matteo si accompagnasse ad una ragazza di nome Andrea, non ricordo se quel giorno c'era pure lei. E chi altri erano con voi, lo ricorda? E c'erano i miei genitori, penso le mie sorelle. Sì. Ma senti, i suoi genitori conoscevano, insomma, chi fosse Graviano? Ma assolutamente no, sapevano il nome Giuseppe, ma non sapevano, diciamo, il personaggio che fosse. Senta, ecco, riferimento a questa giornata, lei ricorda se Graviano, diciamo, si apportò a parlare con Messina Denaro? Sì, Posizione, Presidente, la domanda è suggestiva. La domanda può essere riformulata. Sì, con chi parlò, diciamo, Graviano in occasione di questa domenica? Allora, oltre me, mio padre, è il marito di mia sorella, il mio cognato,
L'unica persona estranea che c'era, appunto della nostra famiglia, era Matteo. In diverse occasioni loro erano appartati a parlare, messo nel dondolo insieme, e parlavano fra di loro. Cioè io non osavo neanche avvicinarmi quando vedevo che loro, ma non solo perché era Matteo, anche negli appuntamenti passati io non mi avvicinavo mai, tranne che non era Giuseppe a chiedermelo esplicitamente. In ordine alla latitanza di Graviano, lei sa, diciamo, dove si svolse questa latitanza? Giuseppe Graviano la latitanza l'ha passata in tantissimi posti, da Palermo a Triscina, alla zona di Catania, e, diciamo, più che Catania era, diciamo, una frazione, Giardini Naxos, poi fuori dalla Sicilia, parliamo di Roma, Milano, Sardegna. E quando vi spostavate, diciamo, sempre mi riferisco al periodo della latitanza, nella zona di Trapani, lei ricorda dove si recava Graviano? Di chi fosse ospite? Allora, noi quando andavamo nella zona del Trapanese, appunto nella zona di Triscina, Giuseppe aveva diverse villette messe a disposizione, appunto da Matteo Messina Denaro, che ricordo che conosceva un tale Michel Giacalone, che era forse il gestore, appunto, di un villaggio qui nella zona di Triscina. Ne avevano tantissime di casette qui al mare. E circa la latitanza di Messina Denaro, lei ricorda se, diciamo, in questo periodo venisse a Palermo? Messina Denaro è stato latitante ancora prima di diventarlo per legge, già lui faceva il latitante a Palermo, si comportava come tale, perché già nel 1992 lui era a Palermo in almeno due covi messi a disposizione da Giuseppe Graviano, uno che si trovava in Cortile Lombino, un altro era una casetta nei pressi di Casteldaccia a Palermo, una villetta proprio sul mare. Ma ripeto, lui ancora nel 92 non era latitante, però Giuseppe mi disse, dice, messo da parte, dice lui, si mette da parte, perché già evidentemente c'era qualcosa nell'aria che non lo faceva stare tranquillo. Senta, il giorno dell'arresto di Rina, lei dove si trovava, lo ricorda? Sì, il giorno proprio dell'arresto di Rina, la stessa mattina avevo accompagnato Giuseppe Graviano, appunto, proprio in quell'appuntamento in via Tranchina. La mattina lo lasciai là, feci il ritorno, mi ricordo che non ebbi neanche il tempo di arrivare a casa, e c'era mia sorellina che era piccola a quei tempi, c'era la televisione accesa, e mi disse, dice, sai, hanno arrestato Cosa Nostra. Ho detto, come? Ho detto, che cosa hai detto, Cosa Nostra? Ho detto, che... Dice, ora l'hanno detto al telegiornale, hanno arrestato Cosa Nostra. Cioè, ascoltai la notizia e sentì che avevano arrestato Salvatore Rina. Cioè, io capii perfettamente che era successo qualcosa lì dove era Giuseppe. Senta, lei ebbe modo, diciamo, di commentare questo fatto con Graviano? Sì, sì, ricordo che questa è una delle poche occasioni in cui Giuseppe e Graviano si sbottono a parlare. Mi ricordo che dopo l'arresto di Totò Riina le parole di Giuseppe Graviano furono proprio queste di qua. Dice, vedi Fabio, dice, noi, dice, devi fare conto che siamo tutti figli di sto Cristiano, come lo chiamava lui. Siamo tutti figli di questa persona. Dice, probabilmente, dice, adesso che non c'è più lui potrebbe scoppiare anche una guerra, però, dice, tu non devi temere nulla perché a te non ti conosce nessuno, dice, noi abbiamo degli impegni presi, li dobbiamo mantenere, e insomma ebbe a dire queste cose così. Ma a cosa si riferiva Graviano? Lei lo comprese, glielo specificò quando fece riferimento a questa guerra? A fatti interni a Cosa Nostra o ad altro? Ma questa guerra, lui si riferiva ad una guerra interna in Cosa Nostra.
proprio, è stato chiaro su questo punto, dice, può scoppiare una guerra tra di noi, dice, vabbè, a te non ti conosce nessuno, quindi tu sei tranquillo sotto questo punto di vista, quindi si riferiva a questo. E lei comprese, diciamo, le motivazioni sottese a questa guerra, glielo specificò? No, lui non fu chiaro, non fu chiaro praticamente. Io mi un mio pensiero ce l'ho, però resta tale, quindi non lo dico neanche. Lei in ordine alla strage di Vita Amelia ha fatto delle dichiarazioni? Sì. E cosa ci può riferire su questo? E allora, proprio su Via D'Amelio io ho parlato che nel periodo in cui accompagnavo Giuseppe Graviano in questo appunto appuntamento di Via Tranchina, dove lui si incontrava tra gli altri con Totò Riina, mi ricordo che ci furono due occasioni quando io lo andai a riprendere a questo appuntamento, in cui lui mi fece passare appunto da Via D'Amelio. Ci fu un primo passaggio e poi successivamente un secondo passaggio. La prima volta accadde che lui non mi disse andiamo in Via D'Amelio quando io l'ho presa, però mi disse cioè, prendi di qua, prendi di là, finché arrivammo nella zona, se non mi ricordo male, in uno di questi due passaggi che facciamo in Via D'Amelio, ci precedeva Fifetto Cannella con la sua macchina, tanto che lui mi disse, dice, seguilo, vacci dietro, e quindi noi seguendo in uno di questi due passaggi Fifetto Cannella arrivammo appunto in Via D'Amelio. Arrivato in Via D'Amelio, io notai subito che era una strada che praticamente non aveva uscita, cioè che è una strada senza uscita, che c'era un muro di fronte alla fine della strada. Appena arrivavamo in Via D'Amelio lui mi disse, dice, rallenta, ma non ti fermare, questa è una strada che scotta, cioè cominciò a dire tutte queste cose che, vabbè, io lo ascoltavo. Infatti facemmo il giro, cioè entrammo dalla parte sinistra e uscimmo dalla parte destra a ferro di cavallo, perché c'erano delle macchine posteggiate sia dai lati che al centro, quindi fummo obbligati a fare, quindi questo fu il primo passaggio. Poi ci fu un secondo passaggio in cui eravamo soli, io e Giuseppe Graviano, passammo un'altra volta di qui, e mi ricordo che in questa occasione, in una delle, appunto, delle due occasioni, appunto, Giuseppe mi chiese di reperirgli una casa, dice Fabio, dice, mi devi trovare, dice, una casa, dice, in questa zona. Io ho detto, ma in questa zona dove? Dice, qua. Non è che mi indicò un palazzo qua, non mi disse qua. A qua indicava ovviamente via D'Amelio. La zona via D'Amelio. Dice, trovami una casa qua, però bada a non fornire né documenti, non dire chi sei, non dare niente. Dice, se vogliono pagati pure un anno, sei mesi d'anticipo, glieli paghi tranquillamente, però non dare documenti. Dice, io l'avevo detto a Giorgio sarebbe Pizzo, un altro affiliato della Cosca di Biancaccio, dice, di trovarmi una casa qua, ma non me l'ha trovata. E lei si adoperò per trovare questa casa? No, sinceramente no, dottore, perché mi pose tanti di quei vincoli che io ho detto, ma chi gliela vado a chiedere una casa senza dare il documento e tutto, quindi non la cercai nemmeno, cioè neanche ci andai a vedere, a cercare affitta, si è detto, ma chi me l'affitta una casa senza il documento e tutto quanto? Tant'è che poi Giuseppe me lo chiese, mi disse, dice, com'è finita con la casa? Ho detto, guarda, non ho trovato niente. E mi ricordo che a quella mia risposta non ho trovato niente, lui subito mi disse, dice, io lo dico in siciliano, dottore, come me lo disse lui, mi disse, cioè, vabbè, dice, ma rubo un aidino, cioè significa mi arrangio nel giardino, cioè facendo riferimento a quel giardino che dietro il muro di Via D'Amelio era tutto giardino in questa zona, cioè lui mi disse, cioè, rubo un aidino, cioè mi rimase questa frase impressa. Senta, non so se l'ha già detto signor Tranchina, ma circa, ovviamente prendendo come punto di riferimento la data della strage di Via D'Amelio, lei questi due passaggi quando li colloca? Allora, questi due passaggi, uno siamo verso all'inizio del mese di luglio e uno siamo la settimana che precede la strage. Ma lei comprese, diciamo, le ragioni di quei passaggi? Le furono riferite?
No, assolutamente no, dottore, però io quello che capì è che se si stava muovendo Giuseppe Graviano, di certo non si parlava di una rapina o di qualche cosa di... Io purtroppo sono perfettamente consapevole di essermi reso complice di questo fatto atroce. È solamente a fatto accaduto quando vedi Giuseppe e mi disse naspirughiamo, ho capito in cosa mi ero reso responsabile. Questo diceva, mi scusi, Graviano, glielo disse questa cosa, naspirughiamo, diciamo, a fatti avvenuti? Sì, o l'indomani o dopo due giorni, quando lo incontrai subito dopo la strage. E con riferimento appunto alla strage, lei ebbe modo di percepire altri commenti che fece Graviano? Ma commenti... Cioè adesso... Tu... In via D'Amelio era presente, c'era una casa di qualcuno? Sì, in via D'Amelio c'era al piano terra esattamente... proprio dove abitava la mamma del dottore Borsellino, mi ricordo che un giorno Fifetto Cannella e Giuseppe Graviano stavano commentando delle immagini di una fotografia che si vedeva in un giornale, che c'era la casa di un tale Salvatore, che questa, aspetta un momento che non ricordo il cognome, questa persona è stata pure in carcere con me. Vitale può essere. Salvatore Vitale, sì. E ricordo le risate che si faceva Fifetto Cannella nel ricordare l'espressione di questo tale Vitale, vedendo appunto la sua casa come era ridotta, che era stata tutta sventrata dall'esplosione. Non ricordo perfettamente questo commento che facevano, ridevano, sghignazzavano fra di loro. Alcune domande. Buongiorno signor Tranchina, buongiorno. Sono il dottor Paci. Senta, innanzitutto lei era cognato, ha detto, di Cesare Lupo? Sì. Ha conosciuto un certo Di Miceli o ha sentito parlare di un certo Di Miceli, commercialista palermitano? C'è opposizione, Presidente. Chiediamo chi è Di Miceli, poi specifichiamo in caso la professione, così gli diciamo anche la data di nascita. Io non ricordo questo cognome, dottore, Di Miceli. Può riformulare la domanda, pubblico ministero? Presidente, ha risposto dicendo che non conosce un tale Di Miceli. Va bene, non ha più bisogno di riformularlo. Ha conosciuto Lorenzo Tindirello? Sì, a Renzino l'ho conosciuto in un paio d'occasioni. Ecco, a proposito, Renzino sì, è venuto a fare diversi appuntamenti con Giuseppe Graviano, è venuto pure nella casa Borgulivia, appunto dove Giuseppe Graviano ha fatto diversi appuntamenti con altri esponenti del clan nel periodo pure antecedente alla strage di via D'Amelio. Lei sa se conoscesse il Tindirello anche Messina Denaro? Tindirello, dottore, io penso proprio di sì, perché in quel famoso appuntamento che di cui ho parlato prima, in cui si caricarono le armi, posso dire con quasi certezza che c'era pure Renzino Tindirello a questo appuntamento in cui si caricarono le armi. Senta, dopo le stragi, lei ha parlato della latitanza, del periodo diciamo di pre-latitanza, in cui Matteo Messina Denaro, pur non latitante, si rese irreperibile ed ebbe, diciamo, ospitalità a Palermo. Sì. Nei periodi successivi, quindi negli anni successivi,
quindi quando diventa latitante ufficialmente, sì. Ricorda se questo stato di latitanza lo trascorse anche nella provincia di Palermo? Sì, sì, praticamente Matteo è stato, diciamo, in questi anni in cui ho curato la latitanza di Giuseppe Graviano, è stato quasi sempre vicino appunto a Giuseppe. Sa se hanno trascorso Giuseppe Graviano e il Messina Denaro parte della, insieme la latitanza? Parte per i periodi, allora, di latitanza insieme? Allora, sicuramente nei periodi in cui Giuseppe si recava a Triscina loro avevano modo di incontrarsi molto spesso e quindi sicuramente sono stati insieme. Perché premetto che da quando l'ho conosciuto a Giuseppe fino al momento del suo arresto, avvenuto a gennaio del 94, è sempre stato latitante, quindi. Senta, lei Totò Riina l'ha visto mai? No, di persona no. Forse non le abbiamo chiesto, lei è stato affiliato formalmente a Cosa Nostra? Ritualmente non sono mai stato affiliato, però ho fatto parte della famiglia mafiosa di Brancaccio. Senta, quando è stato arrestato? Parliamo di me? Sì. Dicembre 1995. E da lei poi ha iniziato a collaborare? Poi sono stato scarcerato nel maggio del 99. Da quando sono stato scarcerato nel maggio del 99 sono sempre stato libero, ho iniziato a collaborare a aprile 2011. Aprile 2011, quindi stato di libertà. Sì. Può indicare quali furono le ragioni che la indussero a iniziare questo rapporto di collaborazione con la giustizia? Sì, devo fare una piccola premessa, dottore. Io, la mia volontà di iniziare a collaborare era nata, mi trovavo ancora in carcere, era il 1998. Avevo già quasi del tutto maturato la volontà di collaborare con la giustizia, però allora avevo ancora una figlia, capii che non mi avrebbero seguito e che avrei perso mia figlia e quindi ho desistito. Successivamente sono stato scarcerato nel 1999 e per 12 anni, diciamo, posso dire, non per tutti e 12 anni, però per buona parte di questi 12 anni ho sempre lavorato, mi tenevo un po' fuori, diciamo, appunto non avevo più contatti con tutti gli affiliati, tranne qualche piccolo favore che ho dovuto fare a Giuseppe Graviano perché me l'ha chiesto esplicitamente, però sono stato a lavorare. Quello che mi ha portato a scegliere di percorrere questa strada, dottore, io forse non l'ho detto in questa sede oggi, ma io dopo che è successa la strage di Via D'Amelio, praticamente la mia vita, cioè, è cambiata, perché io, a parte che ero piccolo, cioè, avevo 20-21 anni, però mai e poi mai avevo capito qual era, cioè il livello criminale di Giuseppe Graviano. Io non me lo immaginavo, avevo avuto un sentore già per la strage di Capaci che lui potesse essere immischiato in questa. Purtroppo quando è stato della strage di Via D'Amelio ho avuto la conferma che lui era immischiato in questa cosa e che c'entrava per tutto quello che avevo visto e mi aveva detto, e quindi io da quel momento veramente mi sono trovato spento, sono stato, infatti da quando sono stato scarcerato ho detto io non ci voglio avere più niente a che fare con queste persone, me ne sono andato a lavorare, però ho notato col passare degli anni che questo non è bastato a cancellare, cioè cancellare, non si può cancellare un male simile,
Per non di meno, poi ad aprile fui convocato per riferire su fatti inerenti alle stragi di Firenze, parliamo del 2011, quindi tutt'altre cose, non parlavamo di queste cose, sulle stragi del continente. E in quel preciso istante ricordo che maturai la decisione, ho detto allora questa volta lo faccio, ho iniziato a collaborare, appunto ero libero. D'accordo, senta, signor Tranchino, le faccio le ultime domande. Innanzitutto le chiedo se lei ha mai sentito parlare del dottor Germanà, ovviamente non da organi di stampa, ma all'interno di Cosa Nostra. Dottor Germanà, posso raccontare di due episodi. Prima ho parlato di una cena al ristorante a Mazzaro Pescatore in cui erano presenti Matteo Messina Denaro, questo ragazzo Andrea, Francesco, mi pare che c'era pure Sinacori. In che periodo siamo? Giuseppe Graviano. Dovremmo essere nel 93, dottore. Sì, penso nel 93. Mi ricordo che eravamo seduti in questo ristorante e tutto insieme Matteo Messina Denaro è sbiancato in faccia, che era entrata una persona, ma io non è che sapevo chi era questa persona, ed era sbiancato. E allora si è fatto... Mi scusi, sì. C'era già stato l'attentato al dottor Germanà? No. Quindi è precedente all'attentato? Sì, è precedente all'attentato, perché ora in merito all'attentato del dottore Germanà vi racconto. Quindi, sì, è stato prima, perché mi pare che l'attentato al dottore Germanà è successo a settembre poi, del 93. Dell'anno prima, del 92. 92, chiedo scusa. No, per carità, ma è importante che lei l'abbia collocato, diciamo, attraverso questo dato. No, è successo, quindi c'è un motivo, cioè praticamente è entrato questa persona poi identificata nel dottore Germanà, perché me lo disse Giuseppe Graviano chi era quando andammo via, però vidi che lui quando entrò appunto il dottore Germanà sbiancò in faccia, tipo si cambiò e dice dobbiamo andare via, ce ne siamo andati tutti via da questo ristorante in cui stavamo per iniziare a pranzare. Poi quando eravamo del ritorno con Giuseppe, cioè, ci guardammo in faccia e gli disse ma che è successo, perché ce ne siamo andati così di fretta e furia? E allora mi ha detto, dice niente, dice che è entrato questo il dottore Germanà, dice questo di qua, dice Matteo, questo dice non lo può vedere a Matteo perché lo convoca sempre in quest'ora, lo interroga, gli fa sempre domande, dice benché lui non gli risponde mai, sta ore e ore zitto. E quindi questo fu il discorso di questo pranzo che stavamo, e ce ne andammo tutti. Scusi, un attimo, lo fermo. Lei dice prima dell'attentato al dottor Germanà. Sì. Ricorda in che periodo dell'anno? Dottore, io il mese sinceramente... No, non le chiedo il mese, se orientativamente ricordo attraverso, penso, la circostanza su come eravate vestiti, insomma, se c'è qualcosa che... Non eravamo vestiti proprio pesanti, io mi ricordo una giornata di sole quel giorno quando eravamo a Mazzara. Rispetto, se le indico come punto di riferimento le stragi del 92, cioè Capace e Via D'Amelio, in grado di riferire se prima o dopo le stragi? Dottore, chiedo scusa ma non riesco a inserirla in un periodo, però una cosa ve la posso dire, io quello che mi ricordo sicuro in questo pranzo al ristorante Pescatore, Sinacori e Geraci erano presenti, quindi se non me lo ricordo io la data se lo possono ricordare anche. D'accordo. C'era un'altra circostanza che dovevi... Sì, poi mi ricordo appunto facendo riferimento all'attentato al dottor Germanà, io mi ricordo che proprio quel giorno, io all'oscuro di tutto, cioè il giorno prima, Giuseppe mi disse, lui stava trascorrendo la sua latitanza a Bagheria, in provincia di Palermo, il giorno prima mi diede appuntamento di prima mattina, di buon'ora, di andarlo a prendere, che gli avrei dovuto, tra virgolette, battere la strada, come diceva lui, cioè io con la mia macchina davanti avrei fatto da staffetta, perché lui era con la sua macchina e la sua fidanzata. Oh. Sì, mi pare che lui era nella sua macchina con la sua fidanzata, sì. E ci recammo a Triscina, in una di queste villette che Matteo aveva messo a disposizione a Giuseppe. Mi ricordo che arrivammo lì in mattinata,
eravamo appunto io, Giuseppe Graviano e la sua fidanzata Rosalia Galdi, dopo pochissimo tempo, quindi pochi minuti, saranno stati 10, 15, 20 minuti, è arrivato Matteo Messina Denaro. È arrivato Matteo Messina Denaro e se ne sono andati insieme. Non ricordo adesso l'ora precisa che ora si era fatta. Giuseppe non mancò tanto, mancò orientativamente un'oretta così, era stato un'oretta, e mi ricordo che quando tornò, cioè era stravolto in faccia, era come se aveva visto il diavolo, talmente che mi sono preoccupato, ho detto: Giuseppe, ma che cosa è successo? È successo qualche cosa? No, dice, è andata male, dice, è rimasto vivo. Però io a quel punto non ho fatto domande. Dice, che dobbiamo fare? Dice, ci dobbiamo stare qua, ce ne dobbiamo andare a Palermo. Allora io, avendo intuito subito che avevano quantomeno tentato perché una volta che lui mi ha detto è andata male, è rimasto vivo, ho capito, ho detto, avranno sparato a qualcuno e non l'hanno ucciso. Dice, che non so che dobbiamo fare, se ce ne dobbiamo scendere a Palermo, se dobbiamo restare qua. Allora mi è venuto così spontaneo, gli ho detto, guarda, mettiamoci in macchina e ce ne andiamo ora. E detto, perché se è successo ora magari ancora non hanno fatto i posti di blocco. E lui dice, sì, va bene, facciamo così. E infatti ci siamo messi in macchina e abbiamo fatto strada per Palermo. Scusi, lei dove si trovava esattamente in quel momento? Io in quel momento ero in un villino a Triscina con la allora era la fidanzata di Giuseppe Graviano. Noi siamo rimasti in questo villino. Ho capito. Periodo lo ricorda? Il periodo? Sì. Sì, a settembre, il giorno dell'attentato al dottore Germanà. Il giorno dell'attentato al dottore Germanà. Perché poi quando arrivai a casa mi bastò, se non ricordo male, forse l'ho sentito pure nella radio in macchina. Mentre facevo il ritorno. Le chiedo, riesce a ricordare da quanti giorni eravate a Triscina? Dottore, noi ci eravamo andati quella stessa mattina, io, Giuseppe e la sua fidanzata. Senta, un'altra domanda riguarda Drago. Sì. Ricorda chi era questa persona? Giovanni Drago è una persona che era affiliata al clan di Brancaccio, che io fisicamente, personalmente non ho conosciuto, in quanto è stato lui tratto in arresto prima del mio ingresso, diciamo, in questa... Ricorda se poi iniziò a collaborare con la giustizia? Sì, mi ricordo quando iniziò a collaborare con la giustizia. Se non ricordo male è stato a dicembre del 92, comunque è stato sotto il Natale, cioè eravamo prossimi al Natale. Giuseppe era molto 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 preoccupato quando iniziò a collaborare. Ci furono mai progetti in Cosa Nostra che riguardavano Drago quando iniziò a collaborare? Io mi ricordo che Giuseppe una volta ebbe una segnalazione che al nord, nella zona di Vercelli, si nascondesse un collaboratore di giustizia. Si pensava che fosse Giovanni Drago e allora mi diede incarico di recarmi appunto nella zona qua a Novara, dove avrei incontrato un tale Salvatore Baiardo, che era un'altra persona, oltre ad essere parente di Cesare Lupo, anzi della moglie di Cesare Lupo, era una persona che aveva ospitato pure Giuseppe Graviano lì al nord, appunto a Vercelli, Novara. Cioè pare che fosse stato proprio lui a individuare diciamo questa casa in cui appunto si potesse nascondere questo collaboratore di giustizia. Infatti mi disse, vai, fatti indicare questa casa dove si trova, dice, te la memorizzi, dice, che poi vediamo quello che dobbiamo fare. Io mi ricordo che andai a trovare questo tizio. In che anno siamo, signor Tranchino? Allora siamo nel 93, penso che siamo nel 93. Andai a trovare questo tizio, Baiardo, il quale mi mostrò tutta la strada. Anzi, volevo fare una premessa. Giuseppe mi disse, vedi, dice, da dove parti con Salvatore Baiardo fino ad arrivare alla casa di questo tizio, dice, controlla se ci sono ponti, se ci sono sottopassi, dice, dai un'occhiata bene al percorso, dice, poi mi fai sapere.
E allora facemmo il tragitto con questo baiardo, io guardai cose, vedi un ponte, gli chiesi a questo baiardo, ci disse, ma ce ne sono sottopassi qua, lui furbacchione, forse intuì subito la mia domanda e mi disse, dice che? Dice, tipo capaci, ci ho detto, salvo, ce ne sono sottopassi, non gli disse sì, ho detto, ce ne sono sottopassi sì o no? E lui non mi ricordo che mi rispose a questa domanda, forse non lo sapeva, però si offrì, dice guarda, dice, se dovete fare qualche azione eclatante, dice, io mi offro come autista, io non risposi a queste sue avanze, diciamo, che fece. Ricorda se ha mai conosciuto soggetti trapanesi in queste occasioni? Se ha mai avuto... Sì, ci stavo arrivando, dottore. Prego, prego, prego. Perché, diciamo, questo tizio, Salvatore Baiardo, mi mostrò la strada, il percorso e tutto quanto, io poi me ne tornai a Palermo, riferì a Giuseppe il posto che mi avevamo stato, effettivamente quello che avevo visto era una villetta, forse due piani, dove notai la presenza di tantissimi agenti in borghese che facevano, cioè, appunto, che guardavano questa villetta, facevano... c'erano lì proprio di scorta, se non si vedeva che stavano proteggendo qualcuno, per cui andai a riferire questi particolari a Giuseppe, ho detto, sì, ho visto che c'è un sacco di polizia là, tant'è che poi lui successivamente mi disse, dice Fabio, dice tu a Giovanni, dice, non lo conosce a Giovanni Drago, dice, però, dice, ti faccio incontrare una persona sulla, infatti, dice, biglietti con la nave, dice, fino a Genova, dice, da Genova ci andate con la macchina, dice che c'è Giacchino Calabro, era una persona, mi pare, della zona di Alcamo, che avevo conosciuto sempre nei precedenti appuntamenti con Giuseppe Graviano, me l'aveva presentato diciamo anticipatamente, e quindi sulla nave incontrai questo Giacchino Calabro e un altro tizio sempre della zona di Trapani. Sempre presente chi? Cioè chi è che le presenta Giacchino Calabro? Giacchino Calabro me lo presentò Giuseppe durante uno dei suoi appuntamenti. Non ricordo in era presente qualcun altro? Cioè quando le presenta, quando Giuseppe Graviano le presenta Gioacchino Calabro? Non ricordo in questo momento, dottore, non ricordo sinceramente il giorno preciso, però me lo aveva presentato perché io di fatto lo conoscevo fisicamente e personalmente, tant'è che poi lo incontrai sulla nave che già lo conoscevo. E insieme a Giacchino Calabro c'era un'altra persona che io non sono mai riuscito a identificare perché non ne conoscevo il nome. Ebbene, facemmo il viaggio insieme e da poi a Genova loro scesero e salirono in macchina con me, perché io avevo una macchina che avevo preso in prestito da uno che vendeva le macchine, un tizio tale Giacalone, Luigi Giacalone, che era un altro affiliato del clan di Brancaccia, ma aveva dato una macchina targata pure Novara, tra l'altro, giusto per non dare nell'occhio. E siamo... Va bene, signor Tranchina, può bastare così su questo, sì, su questo punto. Okay. Senta, Inzerillo. Inzerillo è un politico che ricordo che praticamente Giuseppe lo aveva a sua disposizione. Da quando? Lei ricorda quando nasce questo rapporto? Allora, io sin da subito, quando conobbi Giuseppe Graviano, già lui mi disse che avevano questa persona a disposizione, in quanto gli faceva avere dei posti di lavoro, gli metteva a disposizione dei posti di lavoro. Infatti mi disse, dice, vedi Giorgio, dice, è entrato all'acquedotto, dice, ha fatto entrare lui, Giorgio si riferiva a Giorgio Pizzo, dice, è entrato all'acquedotto, dice, tramite appunto questo Inzerillo. Nel corso degli anni, lei ricorda se ci sono stati appuntamenti, se ha partecipato, se ha accompagnato? Sì, sì, io mi ricordo di averlo accompagnato, che Giuseppe mi disse a me, di a Fifetto, di prendere un appuntamento con Inzerillo, oppure al contrario, se Inzerillo disse a Fifetto che voleva un appuntamento con Giuseppe, io l'ho accompagnato, però non mi ricordo io di averlo visto in faccia, anche perché non credo che me lo ricordo a questo Inzerillo, mi pare che si chiamasse Vincenzo, non mi ricordo neanche il nome, però mi ricordo questo. Ma lei ricorda nel corso delle varie tornate elettorali se ci furono delle indicazioni di voto da parte di Giuseppe Graviano nei confronti suoi e di altri appartenenti a Cosa Nostra, dei familiari?
non mi ricordo in questo momento, dottore, però io, da quello che mi ricordo, io l'ho detto, che era una persona che era a disposizione di loro. Ok. Senta, lei ha conosciuto i Quartararo? Quartararo, non so se si riferisce alla mamma di Giuseppe oppure a suo zio. Sì, in generale chi ha conosciuto della famiglia, diciamo... Io, la famiglia Quartararo, mi ricordo lo zio Mimmo, che era il fratello della mamma di Giuseppe, poi il cugino Filippo, poi la mamma, va bene, la mamma di Giuseppe Graviano, Quartararo. Sì, linea di massima sono questi, Quartararo, che mi ricordo. Nella zona di Milano, nella zona nel nord Italia, ha conosciuto qualcuno di costoro? No, non mi ricordo di avere conosciuto qualcuno di costoro. Mio. Senta, quali fossero i contatti? Lei ha parlato di prima, se non ho capito male, di Verbania, questo sì. Bagliardo. Lei sa con quali persone avesse contatto in quel periodo, in quegli anni? No, io di persone che lui frequentava al di fuori, diciamo, della Sicilia, tutti questi contatti che aveva nel continente, non ho mai saputo niente, eccezione fatta per una coppia di ragazzi che ai tempi, quando li conobbi io nel 91-92, avevano all'incirca 27-28 anni, che erano romani questi ragazzi, avevano un bambino piccolino, però non so dire neanche... Scusi, romani, nel senso che erano, vivevano a Roma? Sì, vivevano a Roma. Questa fu l'unica occasione in cui io vidi, cioè così, fisicamente, però non conosco i contatti. Sì. Va bene, grazie, noi abbiamo finito per il momento.